Le notizie della settimana di We Are The Net. Le notizie della settimana di We Are The Net. Che poi, che poi non si dovrebbe mai cominciare un discorso con che poi, ma io lo faccio lo stesso. Adesso sto scomponendo praticamente quello che componevo in una un'unica puntata, quindi tutti i giorni ce n'è un pezzettino, poi la stessa cosa di prima, così accontento quelli che gli piaceva la puntata da 40 minuti, quelli che gli piaceva la puntata da 5 minuti, quelli che gli piaceva la puntata da 10 minuti. Ascoltate cosa vi pare, basta che ascoltate qualcosa di We Are The Net. E adesso in questo freddo novembre vi farò ascoltare le notizie della settimana. Cosa è successo questa settimana? È successo in realtà di 2 settimane, perché non volevo lasciare fuori Mattarella che faceva che rispondeva a Elon Musk indirettamente, perché Lensignor e altre cose che ho trovato, ma sempre ovviamente in salsa We Are The Net. Le ultime tendenze di ricerca, secondo Google si parla di Gilardino che viene esonerato dal Genoa e al suo posto arriva Patrick Vieira che già aveva allenato Balotelli e non finì benissimo. Poi si parla sempre di sport e calcio in particolare con gli infortunati delle nazionali. Altre cose gustose che sono successe: Biden escluso dalla foto ufficiale del vertice del G20. Mosca accusa Kiev di aver lanciato 6 missili statunitensi in territorio russo. L'esercito israeliano continua a fare merda. In Unione Europea non c'è un accordo sulla squadra di governo. Il Parlamento della Colombia ha approvato una legge che elimina qualsiasi eccezione e permette di sposarsi solo a chi ha compiuto 18 anni. Si tratta di un grande passo avanti per sradicare il fenomeno dei matrimoni precoci, deleterio per le condizioni fisiche, economiche e sociali delle ragazze. Il presidente Mattarella respinge le interferenze di Elon Musk. E niente, erano queste le notizie che ho praticamente estrapolato. Beh, però ce ne sono alcune che veramente mi facevano un po' specie, tipo Biden che è stato escluso dalla foto ufficiale. In realtà è stato escluso, ho letto, perché hanno dovuto fare per certi motivi la foto prima che arrivassero tutti quanti, quindi stava parlando forse con Macron o con un palo, non lo sapremo mai. E le altre cose, Mosca e Kiev, ci stanno, ecco, sempre degli infortunati delle nazionali. Altre cose gustose che sono successe: Biden escluso dalla foto ufficiale del vertice del G20. Mosca accusa Kiev di aver lanciato 6 missili statunitensi in territorio russo. L'esercito israeliano continua a fare merda. In Unione Europea non c'è un accordo sulla squadra di governo. Niente. Così. Però si parla di calcio, cioè se tu vai a cercare Google Trend ti vengono fuori Balotelli e solite Gilardino e Genoa e queste cose qua. Ci vuole pazienza, perché poi diciamo agli altri, ma cerchiamo sempre le solite cose. Il podcast che ti parla di cultura, notizie digitali e tante altre belle cose. We Are The Net, il podcast che ti parla di cultura, notizie digitali e tante altre belle cose. E oggi era soprattutto notizie digitali, perché tante belle cose non ce n'erano. Che ti parla di cultura,
notizie digitali e tante altre. Forse è giusta quella della Colombia, che ha approvato questa legge che elimina qualsiasi eccezione che permette di sposarsi solo a chi ha compiuto 18 anni, perché altrimenti, da quello che ho capito, c'era la cosa delle spose bambine, che basta anche nel 2024. Notizie digitali e tante altre belle cose. Bene, se vuoi seguirci, ci trovi praticamente su tutte le piattaforme, ma soprattutto su Spotify e YouTube, che sono ormai le nostre due piattaforme principali. Ciao a tutti da Fabio. Sfumo adesso.